Oggi ci troviamo al porto di Acciate e torniamo a parlare del pianeta Nibiru per importanti nozioni. Ebbenissimo, cosa c'è di nuovo di importante? Sappiamo che dei satelliti geostazionari sono scesi verso terra, sono caduti verso terra dopo che hanno finito il loro utilizzo. E altri satelliti sono stati lanciati. Guarda caso, andiamo a vedere queste situazioni e notiamo quindi in un primo passo dei satelliti che possono dare fastidio all'atmosfera. Fastidio nell'atmosfera, per esempio, per passaggi meteorici, meteore che transitano nello spazio, e questi satelliti potrebbero scontrarsi contro questi meteori. E quindi, in un primo passo, abbiamo la caduta di satelliti, come se si volesse liberare il cielo, come un po' per evitare il vento, avevo messo delle foglie davanti all'audio, delle foglie che continuano. È la stessa cosa, la stessa cosa. Poi, torniamo ancora noi, abbiamo avuto la foglia un po' davanti. Benissimo, torniamo a noi. Quindi questi satelliti, come per liberare il cielo da meteore. E poi cos'altro dire? Aerei qua, zona di aerei tutto, oltre che di barche, di bel lago. Dopo ve lo faccio vedere, ma dopo lo mettete avanti. Allora, quindi, questi satelliti per liberare il cielo. Altri satelliti, razzi geostazionari, dicono razzi per andare a monitorare Marte, il pianeta Marte, altri satelliti, altri razzi satelliti, guarda caso però vengono lanciati da basi militari. Cosa cambia? Per esempio da Vandenberg in California hanno lanciato un razzo, ufficialmente, è questo stesso mese di maggio. Allora, cos'era aprile? Allora, hanno lanciato questo satellite. Cosa cambia che hanno lanciato il razzo da una base militare piuttosto che abbiano lanciato da Cape Canaveral come di solito, invece a Vandenberg, una base militare della California? Cosa cambia? Che non c'è controllo sul razzo. Questo razzo non è stato controllato cosa potesse contenere. Perché base militare non c'è libero accesso. Non essendoci libero accesso non si può sapere cosa contiene il razzo. Si sa ufficialmente perché hanno detto, però poi chiaramente non ci può essere un controllo in quel momento sul razzo. Cosa fa pensare questa cosa? Anche che il razzo si possa utilizzare per contrastare meteore, per contrastare anche appunto questo pianeta Nibiru, dei voli di aerei. Beh, comunque questo è un posto bellissimo. Io quando sono venuto qua sono rimasto troppo contento. Sono venuto a fare il sopralluogo qui una settimana fa, giovedì scorso. Oggi è giovedì 17 maggio 2018. Sono venuto a fare questo sopralluogo e sono rimasto incantato
E allora sì, mi emoziono un po', nel senso, è così bello questo posto che è distensivo tutto quanto. Era il luogo adatto per questo video. Dopo vediamo che bello, si può salire lì assolutamente senza andare sulle barche, è vietato. Noi rispettiamo ciò che c'è da rispettare, perché non viviamo solo noi stessi, noi viviamo nella società, quindi dobbiamo rispettare noi stessi, dobbiamo rispettare gli altri. Quindi ci andremo però sopra di là a vedere, a scrutare. Era bello adesso avere questo punto. I pescatori ogni tanto, insomma, si trova qualcuno con le barche anche così, però adesso sono a mangiare. Ormai sono più le 11 del mattino, l'aria comunque controllata, però bene, abbiamo tutto per noi, senza che non c'è. Però una volta mi ricordo, i pescatori a volte si lamentano, se uno parla ad alta voce, si lamentano che i pesci scappano. Poi non lo so se è vero o no che i pesci scappano, però a volte si lamentano che i pesci scappano. E quindi, ok, meno male, così evitiamo. Bene, non diamo fastidio a nessuno in questo momento, tutto qua. Poi le mie cose le dico, sapete, apertamente. Quindi questi razzi partono dalla base militare invece di Cape Canaveral, Vandenberg. Sembra un posto in California, sembra un posto un po' da fumetti diabolici, Vandenberg. E così parte questo razzo senza i controlli necessari, nel senso, i controlli assolutamente ci sono, i controlli della NASA, dell'NSA, però appunto mancava a poterlo vedere da vicino, no? Quanti controlli saranno mancati perché era base militare e quindi non si poteva andare a guardarlo da vicino? Quindi questi razzi, ecco, come mai invece di Cape Canaveral? Cos'è? No? Cioè, partire da Cape Canaveral, la base di solito da cui partono i razzi, è tutto per visitare lo spazio. E no, a un certo punto, i shuttle, tutto quanto, parte dalla base militare. Allora non c'è controllo e quindi poteva benissimo, perché no, celare delle ordigni nucleari, delle bombe nucleari, ma per cosa? Per o deviare o distruggere meteore, o deviare o distruggere, vorrebbero distruggere questo pianeta Nibiru, questo pianeta che ufficialmente nascondono in maniera tenace, ci tengono in tutti i modi a non farne sapere nulla di niente, vero? Negano, però c'è, no? Però noi altri siamo certi che questo pianeta Nibiru esiste e transiterà il perielio tra Marte e Giove, però a brevissimo tempo, non c'è neanche bisogno di aspettare chissà quanto. Quindi può essere che ci siano anche delle testate nucleari all'interno di questo razzo e noi non sappiamo, dicono, per la missione verso Marte, verso il pianeta Marte, e poi lo mandano verso Nibiru per deviare la traiettoria del pianeta Nibiru o cercando anche di distruggerlo. Il fatto qual è? Che il pianeta Nibiru ha una corazza fortissima, 10 volte più forte del piombo. È una sostanza, una terra, diciamo, si dice terra, diciamo la sostanza con cui è fatta il terreno, perché poi la terra sarebbe madre terra, sarebbe qui. Lì diciamo, il terreno con cui è fatto il pianeta Nibiru, è 10 volte più compatto, più forte, più resistente del piombo. Non si riesce a scalfire.
Quindi una cosa del genere, sinceramente, deviare la traiettoria, colpirlo, distruggerlo, purtroppo si fanno queste idee. E così passa ancora del tempo nel quale negano l'evidenza e così si arriva, a non saperne ancora. E io invece qui a divulgare, quindi. Certo, mica sono potuto andare a controllare questo razzo cosa contenesse, però fa molto supporre, no? Uno immagina, allora questo razzo però non controllato perché parte da una base militare può contenere quindi qualsiasi cosa. A un certo punto, potendo contenere delle testate atomiche, è quello che fa rimandare la verità su Nibiru, perché credono di distruggere il pianeta Nibiru e quindi di non far sapere niente. Questo provoca solo che non riusciranno, perché è inscalfibile questo pianeta, e arriva l'ora della verità, il transito tra Marte e Giove. Transitando il pianeta Nibiru tra Marte e Giove, ovviamente aumentano gli eventi sulla Terra. Aumentano gli eventi sulla Terra, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, tornado, onde anomale e tutto quanto. Questo è molto importante perché siamo davanti, io ecco mi trovo a fare il video in italiano, sapete che talvolta su Nibiru faccio il video inglese-italiano, adesso mi ritrovo a farlo più che altro in italiano. Perché? Perché l'Italia è rimasta molto indietro su questa verità. Addirittura in Italia proprio si nega, si nega. Allora ufficialmente negano Nibiru. E quindi cosa succede? Che un bel momento, io mi sono messo per terra, c'era anche una bella sedia, però poi mi sarebbe mancato il panorama. Qua poi naturalmente io per forza sto qua perché. E questa zona anche con qualche palude, c'è sempre stata qualche palude, quindi non dappertutto si può arrivare fino al lago. Si arriva fino al lago dove ci sono queste aperture, come al porto di Acciate. Acciate è un paese vicino a Varese, a sud di Varese, e c'è questo bellissimo porticciolo con addirittura di là l'area picnic. Ci sono tantissimi bellissimi posti, adesso perché staranno mangiando a casa, giorno feriale giovedì 17 maggio 2018, sempre Gennaro Gelmini, abbiamo avuto modo di conoscerci per tanti anni, io sono su YouTube, sul blog, su di tutto chi più ne ha più ne metta, sempre con il mio nome e cognome Gennaro Gelmini, mi trovate, dal 2009, quindi penso che in tanti avranno avuto modo di conoscerlo. Quindi, cosa succede? Allora, un bel momento abbiamo questa situazione. Volendo, beh, vi leggo l'elenco di tutti questi satelliti. Io ho fatto anche nuovi iscritti. Adesso non ho portato l'originale, ho portato la matrice. Che è la prima fotocopia da cui si traggono le altre fotocopie, perché per esempio una volta ero andato a consegnare i miei scritti, le mie lettere, le mie denunce, anche a volte tramite procura, ero andato all'Università Sapienza di Roma e poi di ritorno col vento che c'era quella volta lì, adesso abbiamo messo la foglia davanti l'audio così tiene un po' il vento. Col vento che c'era mi stava andando la lettera, mi stava finendo nella fontana dell'Università della Sapienza di Roma, con tutti i bei timbri delle consegne fatte con tanta fatica, proprio con tanta fatica, addirittura ai ministeri di Roma, ai ministeri proprio del governo di Roma, il governo italiano. Quindi che succede? Che mi stava andando un documento fantastico nell'acqua. Meno male l'ho bloccato, sono riuscito a fermarlo. Allora ho portato la matrice, così se cade qua dentro fa niente, perché comunque un porto è profondo.
Allora abbiamo questo bel documento, io non so bene come debba metterlo per inquadrarlo alla dovuta. Comunque abbiamo questo cambiamento, abbiamo questo documento su Nibiru, sul pianeta Nibiru, quindi molto importante, assolutamente nuovo. Questo è del 3 maggio 2018. Scusate i pantaloni, perché ma almeno riesco a parlarvi in un punto che si vede il panorama, no? Quindi bagno i pantaloni, però voi godete il panorama. Quindi tant'è. In questo nuovo documento, questa nuova lettera, consegnata dal sottoscritto Gennaro Gelmini a varie autorità, per il momento a Varese, perché il governo a Roma non l'abbiamo, quindi in prefettura. Allora che succede? Abbiamo prefettura, provincia, comune, ho girato dappertutto, sono andato anche al comune di Loccia qua vicino e poi anche al comune di Varese. Se proprio volete sapere filo per filo, di solito vado al ministeriale romano, non abbiamo il governo per adesso, ma poi ci sarebbe un discorso a parte da fare. Qui praticamente abbiamo dei razzi, diversi razzi, abbiamo il razzo della NASA denominato Rossi X-Ray Timing Explorer, razzi russi SL-6 e Bridge-M, il razzo cinese CZ-11, satellite geostazionario per le telecomunicazioni degli Stati Uniti, Iridium 13. E poi ancora 29 aprile, tra aprile e maggio, questo è successo, satelliti Iridium 19, Iridium 94, e poi ancora vari, e prima ancora, poi ad aprile, 2 aprile, la stazione spaziale cinese. E guarda caso poi ci furono anche terremoti, vari eventi ad aprile. E quindi è strano, no? Tutti questi satelliti molto importanti, assolutamente importanti, che scendono dallo spazio, li fanno scendere dallo spazio, cadere nell'atmosfera proprio adesso. Proprio adesso, tra aprile e maggio 2018. E questo è il foglio. Magari faccio così, invece devo alzarmi di qua. Vedete, cari amici, vedete che era meglio. Ecco perché era meglio mettersi con il foglio della matrice della prima fotocopia, piuttosto che con l'originale. Si può mai sapere, un bel venticello, poi se ne va lì, ditemi voi, poi si ne abissava, insomma. Allora, benissimo, però quello è identico all'originale, la lettera ce l'ho, tutto quanto, faccio tutto con assoluta verità, non è che scrivo le cose così. O le consegno così, no, le faccio bene le cose. Se devo stare anche in un posto per la consegna, anche 2 ore, 4 ore che serve per spiegare bene tutto quanto, io faccio così, non mi fermo, devo trovare il tempo per fare tutto. Quindi per questo poi si fa una cosa alla volta, ovviamente, no? Allora, veniamo a noi, e quindi, certo, purtroppo Roma adesso non c'è il governo. Allora, vi spiego delle cosucce, però cerco sempre di farle in maniera, come qualcuno potrebbe dire, decorosa, in maniera decorosa. Benissimo, in maniera decorosa. Allora, non abbiamo il governo in questo momento, è calato un po' il sole dietro la nuvola, ma ecco che adesso torna. Dicono che oggi pomeriggio viene a piovere, ma è la mattina del giovedì,
del 17 maggio 2018 da Gennaro Gelmini, qua al porto di Azzate, provincia di Varese, lago di Varese, a sud di Varese, un bel posto sperduto, bellissimo come piace a noi. Allora, quindi insomma, veniamo al dunque, mancando il governo, ma io diciamo sono stato un pochino lasciato in disparte su alcune questioni, per esempio sul governo dicevano, ma tanto si fa, cos'è? Si fa, si fa. Io quando ho dato l'ipotesi, io ho detto fatelo questo governo, fatelo comunque. Sapete cosa significa fatelo comunque? Significa che io avevo ipotizzato pure anche, scusate le parole, governo militare. Ma no, questo ce l'avevo in mente da anni, non da adesso, da tanti anni. Ma per quale motivo? Perché in una situazione che si verrà a creare di pericolo, posso dire pericolo, insomma bisogna stare attenti alla popolazione per via di questo influsso del pianeta Nibiru sul pianeta Terra, anche su tutto il sistema solare. Ricordiamo che questo pianeta Nibiru praticamente ogni sistema stellare ha due stelle, una che è praticamente come se fosse un piccolo pianeta che ha un'orbita che esce fuori da questo sistema stellare come il sistema solare, e l'altra è la stella principale. Quindi il pianeta Nibiru in realtà è una stella nana, una nana rossa, è una stella nana del Sole. Quindi anche per questo è indistruttibile. Certo. Fatto sta che questo pianeta Nibiru, poi è bellissimo, all'inizio metterò un mini video che fa vedere proprio il pianeta Nibiru, l'ho fatto vedere, si nota mentre torno in treno. Evidentemente andando in treno il pulviscolo rimane di meno e si riesce a visualizzare di più. Quindi comunque abbiamo questa situazione. Buongiorno, sì, volevo filmare, se no lo faccio più tardi, no, fa niente. Sta filmando di qui? No, sto filmando qua, verso di me, se no stoppo allora. No, prego, prego. Oh, no. Se no stoppo, Allora praticamente avevo anche dato questa ipotesi che si potesse fare un governo militare, era semplicemente per dare un governo. Forse adesso comprendete di più le mie parole, per dare un governo. Cioè io praticamente ho detto fate un governo, ecco perché l'ipotesi governo militare, ma sembra una cosa brutta buttata lì. No, allora una volta i politici stavano di più tra di loro, riuscivano a legare. Io mi ricordo quando ho fatto anch'io politica, quando facevo politica addirittura candidato sindaco a 24 anni, ne trovate pochi così, di Marzio, un paesino qua vicino, quando facevo politica trovavi l'altro dell'altro partito, dell'altra lista, di solito liste civiche eravamo, l'altra lista che diceva ma troveremo sicuramente un accordo. Però non era con fare malvagio che si diceva così, assolutamente, ma come l'altra lista, accordo di cosa? Accordo di numero, perché state sicuri che un consiglio comunale in 5 anni cade se non ha quel numero sufficiente per fare il consiglio comunale. Quindi alla fin fine, magari non all'inizio, ma poi nel giro nei 5 anni, alla fine avrà bisogno di quel voto lì, di quella firmetta lì. Ma no, non è una cosa brutta, è semplicemente perché accade così, non c'è niente da fare. E quindi l'idea mia era semplicemente fate governo. E infatti sono passati 2 mesi e mezzo dalle elezioni del 4 marzo. E allora, insomma, altra cosa, quindi, ricordare poi, non mi ricordo, un tubo. Ah sì,
Poi chiaramente, allora veniamo alla situazione. L'acqua c'è in tutto l'universo. Addirittura si dice, ed è così, che l'acqua è la cosa che nell'universo è l'elemento che c'è più di tutti gli altri elementi. L'acqua, diciamo come si dice, mista al fango, mista alla terra, mista al fango, acqua, crea vita. Quindi se c'è acqua in tutto l'universo, è chiaro quale viene il pensiero, che c'è vita in tutto l'universo. È una cosa assolutamente normale, così. E quindi, se c'è vita nell'universo, ci sono altre creature, creature extraterrestri. Chiaramente, un giorno sarà facilissima sta cosa. La prenderemo, sì, benissimo, ecco, altri come noi, altri anche diversi da noi, sempre sotto il cielo, sempre con Dio. E queste creature nel 1999, negli anni 90, fino agli anni 90, cercavano delle persone per questa divulgazione. E io semplicemente le ascoltate. Se sembra una cosa così incredibile, io vi dico subito, l'incredibile non c'è niente, perché c'è vita nell'universo, c'è vita su altri pianeti e queste creature semplicemente da altri pianeti sono venuti sul pianeta Terra a discorrere con Gennaro Gelmini. Allora io vorrei capire cosa c'è di così strano. Un giorno diranno, bene, sì. Perché? Perché si saprà che c'è vita nell'universo, quindi se vengono altri da altri pianeti, vengono altri da altri pianeti. È come il cugino dell'Australia, no? Paperelle dovrebbero essere delle folaghe, tornano felici al porto di Azzate. Siamo qua al porto di Azzate a vedere le folaghe. Lo chiamano birdwatching. Ed ecco le folaghe fantastiche. Oggi, il 17 di maggio 2018, qui ad Azzate, in provincia di Varese. E cari amici, adesso vi porto a fare il giro del porto di Azzate, in provincia di Varese. Il sole è un po' ballerino, però ancora per un po' starà con noi e vi porto a vedere il porto prima che piova oggi pomeriggio, ma tanto ormai abbiamo fatto il più e quindi benissimo. Il porto di Azzate. Prendo la borsa. Il porto di Azzate. Qui vietato salire sulle barche. Wow, che bello! L'avete visto, cari amici? Wow! Cosa siamo riusciti a filmare?
un airone cinerino, cari amici. Io spero veramente che sia venuto bene nel video. Un airone cinerino. Quindi è un bellissimo uccello di queste parti. Quindi noi eravamo là, Noi eravamo qua. Questa è l'area poi delle barche, del picnic, l'area picnic. È tornato a noi il sole con quella bellissima visione dell'airone cinerino. Qua ancora non salire sulle barche. Guardate il porto di Azzate, provincia di Varese. Che bello, eh? Qua naturalmente aria controllata, così rimane tutto bello. Bene, bene che sia così. Si può tranquillamente accedere al porto, sedersi anche su queste bellissime panche di legno, proprio come natura crea, e ammirare il bellissimo paesaggio, il bellissimo lago. Mi piaceva farlo da lì perché mi è piaciuto il senso che dava quella parte di lago. E poi si poteva venire fin qua. Però poi ci mancava la parte del porto. La parte del porto. Qua ancora sedili proprio, mezzo di così. E questo, come dicono, è la parte appunto, bisogna, non è tutta segnalata, ma è così, perché un porto è così, un porto, uno deve uscire dalla barca, deve avere lo spazio, no, per uscire dalla barca. Quindi i porti sono fatti in questo modo. E i moli naturalmente prescrivono di stare attenti, perché non si sa mai fin dove ci si può spingere, ovviamente. Qua noi vediamo un'area con addirittura, guardate, gli alberi dentro l'acqua completamente, perché il lago ovviamente sale e scende d'altitudine, e qua invece un'altra piantina. Un elicottero, così oggi abbiamo anche un tutt'uno proprio, Non manca nulla, l'airone cinerino prima, un uccello bellissimo, l'elicottero adesso che sovrasta il cielo. Io lo sapevo che era una fantastica giornata. Si capiva, però bisognava venire al mattino, perché adesso che si fa pomeriggio, ovviamente, dicono, viene a piovere. Le folaghe, se riusciamo a vederle, è così. E così, cari amici, dal porto di Azzate, guardate che bello, guardate che bella visione, Il porto di lago, un porto di lago, quindi un porto assolutamente più tranquillo di così non potrebbe essere, veramente. Però naturalmente noi, mentre filmiamo, dobbiamo stare attenti, perché vedete qua, l'acqua sale, scende, comunque il mare, ci sono le mareggiate, però si sa che l'acqua è a quel livello. Qui col fatto che sale e scende, ovviamente bisogna stare anche qua prudenti. Qui, se serve, può sempre servire. Tornato ancora un po' il sole, e bellissimi alberi, fantastici come piacciono a noi. E qua ancora il porto, mi raccomando, sempre ben dritti, come fa la lucertolina. Se riuscite a vederla, sì. Beh, camminando ben dritti come la lucertolina, come la lucertola che è passata. Sempre anche bei fiorellini, tutto così carino. L'acqua è un po' ferma, è un porto, l'acqua di porto è sempre un pochino ferma, è normale che sia così, altrimenti non sarebbe un porto. È benissimo. Fantastico. Ci riposizioniamo qua. Ah.
Cari amici, cosa volevate di più? Abbiamo visto Nairone Cinerino, abbiamo visto tutto ciò che riguarda il lago, l'elicottero, tutto, ma anche il bello della natura. L'elicottero, le barche, il porto di Azzate, provincia di Varese, sul lago di Varese, è il bello della natura. La natura, questa natura, che l'uomo poi la combina al suo volere, nel senso ciò che serve. Partire da qua con una barca e andare in giro per il lago in maniera stupenda, bellissima. E quindi benissimo così, cosa potevamo desiderare di più? Abbiamo fatto discorsi importanti, talvolta fermati da una fogliolina, però adesso non c'è, ma non c'è neanche il vento. Questo fatto della foglia davanti posso utilizzarla più spesso nel caso del vento, copro un po' sull'audio. L'audio si sente lo stesso anche con la foglia davanti, però non si sente il vento. Devo accorgermi, devo stare sempre... Mi piace la professionalità nei video che faccio. Benissimo, quindi Gennaro Gelmini, 17 maggio 2018, un giovedì mattina, quindi per questo poche persone. Però, bellissimo posto, l'ho scovato una settimana fa, magari aggiungerò qualche parte della settimana scorsa, qualche paesaggio di là, dall'altra parte, su un altro sentierino, e però metterò la parte poi del pianeta Nibiru, ciò che ho visto sul treno sabato, ciò che ho visto sul treno sabato 12 di maggio 2018, e quindi dal treno si vede che c'era meno un pulviscolo, si riesce a inquadrare meglio, no? In Biru c'era meno pulviscolo, col muoversi del treno sono riuscito a inquadrare meglio questo pianeta Nibiru, vicino al sole, a fianco al sole, non è assolutamente un riflesso dell'obiettivo, dei vetri, di che. Quindi sono riuscito a fare ciò sul treno il pomeriggio del 12 di maggio 2018, quindi 5 giorni fa. Benissimo, benissimo così, cari amici. Quindi continueremo con queste belle parti di bosco qua attorno, viste giovedì scorso, e di sabato scorso vedremo proprio uno spezzone del pianeta Nibiru che si vede a fianco al sole. Il sole grande, il pianeta Nibiru piccolo, non è un riflesso. Benissimo, cari amici, abbiamo visto un Nairone Cinerino, abbiamo parlato di Nibiru, abbiamo visto il porto di Azzate così bello, natura e costruzioni assieme, si può scrutare il lago da qua, il lago di Varese, siamo in provincia di Varese, e alla conclusione del filmato ancora una parte che si vede il pianeta Nibiru dal treno di sabato scorso, il 12 maggio 2018, oggi siamo il 17 maggio 2018, dal treno tra Saronno e Varese, quindi a sud di Varese, mentre si muoveva il treno, si vede la mancanza di pulviscolo atmosferico ha fatto sì che io potessi scrutare il pianeta Nibiru a fianco al sole, e assolutamente non è un riflesso, si nota, almeno io assolutamente, io dico così,
Il fatto che certo, perché faccio, sto continuando con il video in italiano, io faccio anche video in inglese su Mibiru, perché l'Italia è rimasta molto indietro su questa verità sconvolgente del pianeta Nibiru, che provoca queste alterazioni climatiche, questi influssi gravitazionali del pianeta Nibiru, che provocano appunto l'aumento di terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, tornado, tsunami, onda anomala e tutto quanto, con il verificarsi naturalmente di prossimi, purtroppo, nuovi eventi, anche in questo 2018, in questo periodo che verrà. Però è naturale, terremoti, eruzioni vulcaniche sono dovuti poi all'influsso di questo pianeta Nibiru, che transiterà al perielio e anche al perigeo, perché è proprio un punto molto vicino a noi in questo momento, tra Giove e Marte. Quindi a breve distanza, a distanza astronomica ovviamente, dal pianeta Terra, e provoca questo influsso gravitazionale sul pianeta Terra che fa aumentare questi eventi. Anche nel prossimo periodo, aumento dei terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e quant'altro. Io ho sempre prediletto la verità, soprattutto quando questa verità viene nascosta per troppo tempo. Il mio era un lunghissimo percorso da fare fino alla verità, però 19 anni spesi bene. Assolutamente bene. Ebbene, siamo qua dalla natura del porto di Azzate fino alla conclusione del filmato, che poi vedrà questo pianeta Nibiru a fianco al Sole. Sì, lo vedrete alla destra del Sole. E guardate un po' intanto la natura di qua. Io mi bagno i pantaloni, ma fa niente. Queste belle margherite. Guardate che fantastiche margherite, appena al di sotto di dove ho messo la macchina fotografica si vede un po' suonare delle campane, magari aumenterà un po' il vento, magari prendo la mia borsa, sempre che me la porto con le cose mie dietro, e me la metto a tracollo. Adesso sono libero. Andiamo a vedere l'altra area. L'altra area vuol vedere, benissimo, una bella cappellina dedicata alla Madonna Maria, ma proprio in maniera, vedete, in maniera veramente da lago, ma in maniera marinara. Andiamo a vedere, ci troviamo lì altre barche e ci troviamo, andiamo a leggere un po' e guardare un po' la cosa veloce, poi torneremo verso il porto. Facciamo un po' come lo facevamo una volta a video, che con queste passeggiate, no? Riva d'Azzà. La chiamano anche Riva d'Azzà. Qui al porto di Azzate, tavolini, ma l'area picnic è qua. Guardate, un bel panino si può mangiare qui. Poi, per cortesia, transitare a passo Duomo, se passano le auto degli autorizzati, chiaramente devono andare piano. E poi, ovviamente, c'è il divieto di balneazione perché l'area del lago di Varese è fortemente urbanizzata. Hanno messo negli anni 90 il depuratore, prima il depuratore non c'era, e quindi è rimasto un po' ancora così, però è migliorato notevolmente l'acqua del lago. Poi abbiamo qua
limiti non segnalati, pericolo e caduta di annegamento, ma questo fa parte del lago. E se uno non sta attento lì al porto, è certo, no? Però qua adesso vedete il cartello, si vede divieto di balneazione, vabbè, provincia, comune di Azzate. Ecco, qua fa capire, siamo proprio ad Azzate, provincia di Varese. Ecco. E poi, beh, avete visto, area sottoposta a videosorveglianza per ragioni di sicurezza. Benissimo, almeno siamo tranquilli che le cose vanno tenute bene. Saremo ancora più tranquilli e contenti quando non ci sarà bisogno di questo e sapremo noi stessi fare cosa buona di tutto ciò che abbiamo senza farne chissà che. Una vecchia barca, perché si vuole lasciare tutto in ordine qua giustamente, una vecchia barca, però con un po' di fiorellini, con un po' di piante davanti, no? Giusto così. Poi mettono qua il sostegno della spazzatura. È importante perché proprio un vano sistemato bene di una vecchia barca, vedete, l'hanno riutilizzato. Quindi queste sono cose buone. Qua fanno un po' di attività. Ah, che bello! Un pesce siluro, beh, per chi è amante della pesca, certo, magari qualcuno dirà era bello lasciarlo nel lago, comunque l'amante della pesca, poi uno se lo mangia, beh, almeno buono, buono, no? Un bel pesce siluro, lunghezza 1,90 metri, quindi 1,90 m, quasi 2 metri un pesce siluro, il 24 settembre 2016 è stato pescato qua vicino, a Bodio Lomnago, qua nei pressi, giovedì 22 settembre, 17:54, esemplare maschio di 5 anni circa, del peso di 54 kg, quindi in questa zona, un pochino più a ovest, quindi ovest di là, verso quella zona di là, un pochino più a ovest di là, hanno trovato un pesce siluro, di 2 metri di lunghezza, è incredibile, eh? Qua veramente fantastico. Io mi avvicino pian piano, tento di coprire un po' dal vento, stavolta con le dita, chissà se mi funzionano queste coperture dal vento per non far sentire il rumore. Facciamo, 20 secondi, faccio in tempo a farvi vedere da più vicino, però non corro tanto perché qua non si può correre. Guardate, cari amici, che spettacolo! Una lumaca su una foglia, qui al lago di Varese. Una libellula, cari amici. Vediamo se riusciamo a... Ecco, è andata. È ancora lì. Qui al porto di Azzate. E questo è il paese di Azzate.
nella foresta, sotto un tronco d'albero, i funghi.